Ciao a tutti, sono Stefano. Questo è l'armonografo che ho appena costruito. Per costruirlo ho usato pochi attrezzi e semplici. È una sega giapponese, un trapano usato anche come avvitatore, un Dremel e le sue punte e le frese, un nastro adesivo e diverse viti. Abbiamo costruito questo tavolo che deve essere per forza solido, altrimenti le oscillazioni verranno assorbite e il disegno non verrà come deve essere fatto. Sul tavolo abbiamo praticato tre fori, su due abbiamo attaccato con delle punte di trapano queste lastrine di metallo. A cui viene appoggiata la vite da a destra e a sinistra, che per far oscillare il pendolo. Il terzo foro è particolare perché il pendolo deve oscillare in tutte le tre direzioni. Abbiamo messo questa lastra di metallo circolare che viene sostenuta dalle viti che abbiamo attaccato da sotto il tavolo, e su questa lastra di metallo circolare abbiamo attaccato questa lastrina di legno. Poi qua sopra è il piano per mettere il foglio e qui qua sopra la penna attaccata agli altri due pendoli grazie a questi geomag attaccati con il nastro adesivo. Ora vi farò vedere come funziona. Posiziono il foglio che viene da questi elastici, viene tenuto fermo sul pianale, e ora attiviamo la penna. I pendoli li abbiamo mossi, questo qua. La penna intanto sta disegnando sul foglio il nostro disegno. L'effetto finale, quando i pendoli si fermano, è un bellissimo disegno.